Una poltrona per due. Bentornati alla puntata settimanale delle Frit. Ciao Marco. Ciao Pietro, ciao a tutti. Una poltrona per due perché, viste le cose che sono successe, diciamo, in questa settimana in Turchia, giusto per non far nomi, e noi siamo due, abbiamo tutto quello che ci serve, non c'è mai. Due, un collegamento da casa, quindi ognuno ha la poltroncina sua, esatto. E non c'è problema, non dobbiamo fare pubblicità a divani sofà o cose, esatto, simili. Esatto, lasciamo questo problema a persone ben più affaccendate di noi da questo punto di vista. Questa settimana puntata particolare, puntata buone notizie, lo possiamo dire, in giro per il mondo avviene un sacco di roba che ruota tutto, grosso modo, tutta sul Covid, quindi noi stiamo cercando di uscire un po' da questo tunnel, almeno da un punto di vista comunicativo, e oggi una bella puntata sulle buone notizie. Buone notizie dal nostro punto di vista, è chiaro, eh? Dal punto di vista assolutamente di parte rispetto a quello che accade nel mondo, però due o tre notiziole rapide e che fanno secondo noi sempre bene al cuore, fan piacere, facciamo anche una cosa positiva ogni tanto. Allora Marco, la prima è proprio bam, proprio esplosione. E proprio esplosione, fra l'altro è un, possiamo vantarlo come un risultato della puntata delle Fritte. A parte gli scherzi, la buona notizia è che Just Eat, una delle grandi catene di distribuzione del cibo, ha fatto il contratto per i riders. Ricorderete che abbiamo fatto poco tempo fa una puntata proprio su questa cosa, sulle lotte dei lavoratori di Amazon e dei riders. Just Eat ha riconosciuto finalmente che i fattorini, quelli che vanno in giro, non sono liberi professionisti con partita IVA, ma sono personale dipendente. Quindi è passata a riconoscere una paga oraria, quindi la fine del cottimo, perché a oggi nelle altre grandi aziende di distribuzione si paga a pezzo, cioè se tu consegni tutti quei pezzi guadagni X, no. Quindi paga oraria con tredicesima e quattordicesima, con i soldi del trattamento di fine rapporto, con le ferie, con la malattia, con la maternità. Cioè, insomma, pare quasi che siano lavoratori riconosciuti come lavoratori e ci abbiano questi diritti finalmente. E noi sappiamo che in quel mondo c'è anche polemica, no? Perché ci sono alcuni riders che non vogliono, alcuni riders che vivono l'idea di avere un rapporto di lavoro dipendente fisso come una sorta di catena. Però le catene erano impressionanti e quindi noi non possiamo che essere contenti di questa cosa e dare anche a Just Eat quello che è di Just Eat, perché è per ora è una delle poche, sì, che ha accettato di fare questi contratti. Sì, tra l'altro non è solo una questione italiana, perché facendo una piccola ricerca scopriamo che anche in Belgio Just Eat sta facendo la stessa cosa e quindi c'è proprio un approccio aziendale diverso rispetto alla questione delivery. E tu Marco ricordavi delivery people che non erano d'accordo con questa cosa. Poi non si capisce mai quanto siano stati fomentati o no, però addirittura hanno fatto in questi giorni una manifestazione per dire che loro vogliono essere indipendenti e vogliono essere sfruttati come indipendenti. Quindi ovviamente il mondo è bello perché è vario, ma ci sono anche queste situazioni. E ricordatevi di Just Eat anche quando ordinate le cose. Esatto. Se proprio dovete scegliere, non è male premiare una società che si è comportata in maniera più responsabile. Però questa cosa ha creato questo battito di ali di farfalla, da qualche parte ha creato un manicomio. Sì, questa è una bella notizia per noi che siamo cattivi. Concretamente non è una bellissima notizia, perché il battito delle ali della farfalla ha creato nella borsa di Londra, dove ha esordito le azioni, la quotazione per Deliveroo, uno dei giganti di questo mondo, con una fragorosa bastonata, per cui le azioni di Deliveroo hanno perso, il giorno in cui hanno cominciato, il 26% del loro valore.
Questo per dire che il capitalismo è una bestia feroce, nel senso che hanno perso il valore perché hanno cominciato a dire gli investitori, hanno detto: ah, questi mi sa che non riescono più a sfruttare così selvaggiamente, non vale la pena, io soldi metto da un'altra parte. Questo è il mondo. Quando sentite sempre al telegiornale c'è un nuovo governo, un'altra cosa, il giudizio dei mercati è questo, banda di infami. Esatto. E allora passiamo da questa bella notizia, torniamo in Italia da un punto di vista diverso, perché sono usciti una serie di rapporti negli ultimi mesi che danno una notizia che per noi è stata abbastanza sorprendente, diciamo, letta così da dove l'abbiamo presa, è che l'Italia è in cima ai paesi che riciclano di più i rifiuti in giro quantomeno per l'Europa. E questa è una cosa che normalmente noi, insomma, diciamo che l'Italia è sempre indietro, ci lamentiamo ovviamente da buoni italiani all'estero, e si parla di un 79% di rifiuti riciclati contro, per esempio, così un nome a caso, il 43% della Germania. E questo ovviamente è sorprendente, perché pensiamo sempre all'Italia con 2000 problemi di non sanno dove mettere i rifiuti, eccetera, eccetera. Non è così, è all'avanguardia su, per esempio, il tema, Marco, dell'economia circolare, no? Sì. Quello, l'esempio con la Germania è meglio d'Italia-Germania 4-3. Esatto. L'Italia si porta in una situazione dove invece di avere un ciclo dove tu estrai delle risorse, usi e butti, utilizzi molta parte del tuo tua materia prima riciclata, riproduci e poi riusi, e questo chiaramente ha vantaggi ambientali, economici di un certo tipo. E però c'è sempre un però, no? C'è sempre un però. Perché il numero letto così è un numero bellissimo, in realtà l'Italia si porta dietro questo gap, questa divisione incredibile nord-sud, dove il sud, soprattutto quello insulare, quindi la Sicilia, la Sardegna, eccetera, hanno una percentuale di riciclo che è poco sopra il 35, quasi il 40%, che non è poco, considerando la Germania al 43, però comunque rispetto al nord Italia è molto indietro, e quindi una delle cose che magari questo recovery plan potesse fare è quello di ricomporre le distanze tra nord e sud e fare in modo che il sud si sviluppi in maniera, anche se diversa, ma arrivi ai livelli di sviluppo del nord Italia. E allora, Marco, chiudiamo invece con una nota, così che ci piace a noi. La notizia per noi, però insomma, prendiamola a ridere. Esatto. Pare che si sia trovata la maniera per salvare la sinistra radicale. Congelarla, nel senso che la sinistra radicale ha stravinto le elezioni politiche in Groenlandia. Esatto. Voi vi direte: ma in quanti votano in Groenlandia? Pochi, però sotto la sinistra. Esatto, diciamo che la sinistra verde, ecco, sì. Così in Groenlandia ha vinto al primo turno, e Marco ha vinto su un tema che secondo noi è poi una delle ragioni cardine, no? Diciamo sempre che se uno si chiama in un modo e fa quello che effettivamente dovrebbe fare, poi anche elettoralmente c'è un rischio che qualcuno ti vota. Che ti voti. Quindi c'era questo enorme progetto di minerario che prevedeva l'estrazione di uranio e terre rare. Ricordiamo, le terre rare sono quei minerali che in tracce si trovano in tutti gli strumenti elettronici, i nostri computer, i nostri cellulari, che oggi dipendono dal Congo e dalla Cina. Quindi c'è una strategia per cui questa cosa voleva essere fatta, e il Partito Verde, Rosso Verde, ha detto no, noi non siamo d'accordo, una grandissima campagna, e anche lì per... preso il 35% dei voti, che buttali via, visto che siamo abituati. Perfetto. Però potrebbe essere un modo quello di tornare, come dire, su questi temi e in quelle latitudini per sbloccare la situazione anche in Italia. Esatto. Quindi proponiamo il congelamento fisico di, esatto, quello che resta della sinistra verde radicale nell'Europa del Sud. Mettiamola nel congelatore e la ritiriamo fuori fra una quindicina d'anni, vediamo se funziona meglio. Esatto. E con questa piccola nota di colore direi che possiamo chiudere la puntata qui questa settimana.
E noi vi ringraziamo ovviamente di averci sentito e ascoltato anche questa volta. Salutiamo chi ci ascolta su Radio Mir il lunedì pomeriggio e vi diamo appuntamento alla prossima puntata delle Frit dal Belgio e non solo. A presto! Ciao ciao!